intensità, dove abbiamo sofferto il primo tempo, abbiamo sofferto molto la loro aggressività, ci siamo fatti trovare impreparati, ci siamo fatti trovare impreparati da un punto di vista dell'approccio alla gara, però poi ci siamo ripresi e credo che siamo stati padroni del campo per tutto il secondo tempo. Indipendente dall'uomo in più, eravamo già padroni del campo. Sei un primo contento del punto oppure Sì, contento del punto, ormai la partita è finita e quindi quello che è arrivato ci prendiamo. il primo tempo fuori della Paganese, il secondo tempo la Regina è scesa in campo con un tipo un po' più, diciamo, meglio rispetto alla Paganese, è riuscita a pareggiare, poi ha subito il calcio di rigore che ovviamente grazie al portiere è riuscita a sventare, comunque un pareggio tutto sommato giusto. Sì, il pareggio è giusto, sostanzialmente è un pareggio giusto. Il secondo tempo forse abbiamo avuto più noi il dominio del gioco. Il primo non siamo riusciti nella fase di non possesso palla, avere il comando del gioco e quindi eravamo lunghi tra le parti, eravamo sempre in ritardo e questo ci ha condizionato molto. Ma gli ultimi 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo, indipendentemente dall'uomo in più, che comunque poi c'è stato, abbiamo avuto noi il dominio del gioco. C'è questo secondo tempo della zicca del mercato, questo secondo tempo della Regina, questo è positivo, c'è da recriminare più aspetti. Prima magari forse con un po' più di convinzione di cattiveria, si poteva portare a casa due o tre palle ottime messe al centro, quelle mancate dalla Esatto. squadra che c'è, e poi se c'è anche da recriminare, io sono episodi magari di rigore della Paganese, dove avete protestato molto, forse un pallone manca, forse. Dalla mia postazione, allora, per quanto riguarda la cattiveria, non era la serata, non credo che sia stata la nostra serata migliore, e quindi qualcosa è mancato da quel punto di vista. Per quanto riguarda la reazione, c'è stata un'ottima reazione, pure questo c'è da tenerne conto. Siamo una squadra molto giovane e possiamo anche subire il contraccolpo psicologico. E abbiamo preso un gol su una nostra palla sbagliata e quindi potevamo anche subire qualcosa. Invece no, abbiamo subito per poco, però poi ci siamo ripresi bene. Per quanto riguarda l'episodio del calcio di rigore, no, dalla mia postazione è impossibile vedere se era calcio di rigore o no. Quindi magari è più facile in un'altra proiezione. Era stato dato poco prima un calcio di rigore a Paganese per lo stesso motivo e quindi non so se c'era. Credo quello della Paganese mi sembra è impossibile vedergli, dai, poi c'è l'arbitro, non sta a me giudicare. Ma già c'ero tornata, ho preso 4 gol con l'Ischia, quindi peggio di quello non poteva succedere. Verrà Gatti. Ok, buona serata, grazie.